raccontaci un po' l'idea, come è venuta, come l'avete condivisa e soprattutto che passi si stanno facendo anche per arrivare forse ad una, ad un piccolo obiettivo. Sì, allora, l'idea è nata spontaneamente ed è stata solo una casualità che fosse in parallelo a, ad altre petizioni, lettere aperte sul territorio nazionale, perché è nata in realtà da esigenze pratiche. E siamo delle famiglie che lavorano nel sociale, nell'ambito educativo, e ci siamo rese conto, anche parlandoci, di quanto alcuni di noi fossero fortunati ad avere, non so, un piccolo cortiletto, un giardino, e di quante persone cominciavano a raccontarci delle difficoltà invece del vivere questa situazione senza uno sbocco esterno, in appartamenti piccoli, anche famiglie magari in difficoltà prima dell'emergenza del Covid-19, e si ritrovano a dividere uno spazio angusto con numeri elevati in famiglia. E quindi ci siamo rese conto che l'emergenza non si poteva più chiamare emergenza, perché comunque siamo consapevoli del fatto che si dovranno rispettare queste norme per un lungo periodo per far sì che i contagi scendano veramente. Allora ci siamo chiesti: perché non cominciare a parlare di questa situazione? E quindi abbiamo deciso di scrivere questa lettera aperta. Abbiamo scelto la forma di change.org. Esatto, change.org, infatti avete, sì, scelto questa che è una piattaforma anche molto, molto diffusa, molto conosciuta. Sì, abbiamo deciso di usarla perché in realtà all'inizio era una lettera aperta, quindi era proprio una proposta di dialogo all'istituzione del Comune di Rimini. Dopodiché ci siamo resi conto che oggettivamente, rispettando noi in maniera molto lisa le regole, siamo tutti chiusi in casa, nessuno di noi si può vedere e di conseguenza non potevamo, molti di noi non possono fare una firma fisicamente, chiaro, quindi abbiamo scelto questa piattaforma. E alla fine ci siamo resi conto che la voce si sta muovendo, insomma. Quindi, firme virtuali siete arrivati, Giorgia, ad oggi? Allora, siamo arrivati circa, adesso l'ultimo controllo perché si aggiorna in continuazione, certo, è circa 136 persone. Ed è molto interessante anche vedere, perché c'è uno spazio in cui si possono mettere le ragioni per cui uno ha firmato, anche andare a vedere le ragioni per cui le persone stanno firmando. La cosa che mi ha colpita positivamente, che è stato poi quello che ci ha fatto partire, è il fatto che le persone non firmino solo per se stesse, perché spesso in questi giorni si dice, non so, mi è capitato giusto ieri di leggere questa dottoressa psicologa dello sviluppo Anna Olivero Ferraris sul Sole 24 Ore, che diceva potrebbe essere una scusa per i genitori per uscire, invece no, pare che proprio noi promotori siamo quelli che in realtà starebbero anche in casa, perché alcuni di noi hanno la possibilità di farlo, ma la preoccupazione è per altre persone che si conoscono. E quindi, insomma, questo mi ha dato una grossa speranza. Anche perché, Giorgia, diciamo, non è che chiedete cose che vanno contro quello che in questo momento è il senso di responsabilità che noi ancora una volta ci sentiamo di ribadire. Non è andare al parco a giocare con gli amichetti, ecco, sostanzialmente è una richiesta molto più contingentata. Sì, esatto, tra l'altro correggo se posso, noi, prego, non chiediamo un'ora di, esatto, sì, come perché, hanno fatto nelle petizioni, esatto, nazionali. Hai ragione, infatti un giretto è proprio diverso, un giro per i bambini, è bene dirlo. Esatto, infatti. Esatto, solo un giretto, perché soltanto proprio l'idea anche a livello mentale per i bambini di uscire fuori dall'uscio dell'abitazione per 5 minuti, che possono anche non essere tutti i giorni, però potrebbe aiutare psicologicamente a reggere di più sulla lunga distanza, ed è un po' quello che vogliamo, perché in realtà noi vogliamo rispettare le regole e non vogliamo fare in modo che le persone interpretino e agiscano di senso proprio, cioè vorremmo avere un dialogo col comune per arrivare a delineare delle regole precise che ci diano una possibilità, ma che ci diano anche il modo di interpretare i decreti in maniera strutturata, chiara. Assolutamente, assolutamente, mi sembra effettivamente questa richiesta. Che avete avuto qualche diciamo abbocco dal comune o dall'amministrazione? No, in realtà non ancora, ma perché vorremmo arrivare alle 200 firme, perché ci sembra comunque un numero insomma
rispettoso, ecco, rispettabile, e prima di scomodare il comune che comunque sappiamo ha molto da fare, ecco. Certo. La cosa che vorrei approfittare per chiedere alla comunità di Rimini, vi prego, se vedete qualcuno che cammina per strada, non insultatelo dalle finestre, perché questo è un po' quello che mi è stato raccontato da tanti genitori che hanno anche bambini in realtà con difficoltà insomma pregresse, ecco. Certo. Ci sono stati molti casi di questo tipo, questo non lo fate perché va a rendere ancora più pesante un'atmosfera che già è molto pesante, tutti quanti siamo abbastanza coscienti di quello che sta succedendo, quindi cerchiamo di ritrovare un senso di comunità in questo.